siamo in collegamento con Marco Simionato, che si è fatto proprio portavoce di questa raccolta firme, che ormai nel frattempo ha visto l'adesione di centinaia di persone. Marco, intanto buongiorno. Ciao Marco. Ciao Marco. Quante sono le persone che hanno firmato questa raccolta firme ad oggi? Guarda, ad oggi siamo arrivati a circa 250 persone nella raccolta online, quindi nella petizione su change.org, e altrettante, se non forse di più, perché non ho i dati sotto mano in questo momento, in quelle cartacee distribuite in varie aziende rispettando le limitazioni del caso e raccolte porta a porta da me e Davide Belli, che abita qui a Campoferro. Vogliamo fare, per chi non lo sapesse, un piccolo riassunto di quello che sta succedendo o che potrebbe accadere a Campoferro? Allora, praticamente il Comune, più che altro in accordo con la provincia e questa ditta, azienda Green Energy, azienda agricola Voghera, ha deciso di presentare un progetto per richiedere l'autorizzazione in provincia per un impianto a biometano, praticamente dietro allo stabilimento B-Cube e Cameron. Niente, questo è il riassunto veloce. Ci tengo a sottolineare che come tipologia di impianto io personalmente non sono contrario, è un impianto bio che riutilizza comunque degli scarti biologici. Io e i miei cioè i cittadini qua intorno contestiamo il fatto che venga fatto proprio in un agglomerato dove ci sono delle realtà e dove vivono tante persone. Ma la cosa più brutta che c'è stata è stata questa non informazione, non trasparenza nei nostri confronti. Tutto qua. Quindi vi sentite presi in giro? Sì, perché dopo un periodo così brutto, che abbiamo vissuto tutti, ci è caduta dal cielo, davanti casa, di fianco casa, questo progetto, nemmeno uscito dalle istituzioni, come informazioni, ma appreso dai giornali. Nel testo proprio di questa petizione tu hai definito questo insediamento una bolla speculativa. Perché l'hai definita così? Ma allora, io mi collego alle parole di Patrizio Dolcini, che ha rappresentato Legambiente nella diretta di Facebook proprio di ieri sera, presentato il Comune, un progetto che praticamente è stato presentato in altri 40 comuni, fotocopia, cioè identico. Da questo si evince che praticamente non è stata fatta una minima valutazione del e sul territorio, delle persone che ci vivono e soprattutto della realtà di questo territorio. Sembra appunto un pacchetto creato appositamente per essere sottoposto, per non essere sottoposto al VIA, cioè alla valutazione di impatto ambientale, e rientrare quindi in una procedura semplificata di autorizzazione, approfittando appunto anche di questi incentivi statali, che intanto comunque incentivato per lo Stato. Addirittura dice Caterina Grimaldi che nella lettera di presentazione alla provincia di Pavia di questo progetto sono dimenticati di cambiare la città da Pavia e hanno lasciato Torino. Ricordiamolo, Caterina Grimaldi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Esatto. Hai voluto porre l'attenzione anche proprio sulla localizzazione dell'impianto, che, allora, diciamolo, si trova in una zona ultra periferica, però non è esattamente disabitata, corretto? Esattamente, Marco, guarda, la possiamo definire una zona periferica. Nel raggio però di solo un chilometro da dove dovrebbe nascere questo impianto ci vivono stabilmente forse più di 400 persone, che poi, contando i lavoratori della Cameron, delle aziende vicine, della clinica veterinaria e delle realtà che sono qui vicino, si raggiunge tranquillamente, secondo me, il doppio. Senza calcolare oltretutto che a meno di 300 metri da dove nascerebbe questo impianto è presente una splendida struttura che è l'Opera Don Guanella, che accoglie persone disabili. Due agriturismi, una struttura di accoglienza che al momento ospita 50 persone e 50 immigrati. Questo impianto poteva anche essere realizzato su un suolo agricolo, quindi poteva anche valutare un altro luogo, un pochettino più isolato. Ecco, per tutte queste persone che hai elencato, quali potrebbero essere proprio i rischi effettivi
derivati dall'inquinamento e anche dall'impatto ambientale? Ma guarda Marco, purtroppo io non riesco a essere preciso sulla risposta a questa domanda. E questo è sconcertante. Sconcertante perché a noi cittadini nessuno ha spiegato dettagliatamente i rischi effettivi, calcolando che alla fine il prodotto di questo impianto è gas e metano, quindi ha indubbiamente un elevato rischio di incendio e di scoppio. Nemmeno ci hanno spiegato come intendono trattare il gas di scarico, il percolato, i liquidi residui. Sai cosa? Che in casi come questo molto spesso però si tiene in considerazione l'aspetto occupazionale. Voi che avete attuato questa iniziativa avete considerato anche questo aspetto? Assolutamente sì, e mi collego sempre alle indiscrezioni e alle parole di Caterina Grimaldi affermando che con assoluta certezza questo impianto è completamente automatizzato e controllato da remoto. Addirittura il presidio giornaliero è ridotto a circa soli 2 operai per i lavori manuali e manutenzioni. Di notte nessun presidio, quindi anche l'aspetto occupazionale è quasi nullo. Quindi secondo le vostre informazioni e le informazioni in vostro possesso, l'aspetto occupazionale non sarebbe così interessante. Ti leggo però una dichiarazione di Voghera Green Economy, appunto l'azienda che si occuperebbe di questo impianto, che alla provincia pavese ha detto: il tipo di impianto e il materiale trattato escludono il rischio di odori e il numero dei passaggi dei camion, perché voi avete anche fatto leva su questo, sul passaggio dei mezzi, sarà limitato e comunque ristretto ad un breve periodo dell'anno. Cosa ti senti di rispondere a questa dichiarazione che sembrerebbe tranquillizzare la cittadinanza, no? Sì, sembrerebbe tranquillizzare, fa parte del appunto, il pacchetto creato appositamente di cui parlavamo prima. E questo è quello appunto che viene indicato nel CTS, che vorrei sottolineare, ho letto per vie traverse e inspiegabilmente non è stato subito pubblicato dalla provincia di Pavia. Non so se nemmeno tuttora è pubblicato, non ho controllato oggi. Dai volumi indicati si prospettano circa 80 bilici, perché qui non arriva il trattore con il rimorchio, qui arrivano dei bilici al giorno che trasportano, come indicato appunto nel CDS, tricali, sorgo e siero di latte. Peccato che poi si sa che, essendomi informato su questi progetti di impianti, che in mancanza di tali l'impianto è diciamo, adeguato anche all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale, scarti della lavorazione animale industriali, del forsu, un po' di tutto. Quindi, insomma, il rischio di odori è inevitabile, anche per tutti questi bilici che per entrare a scaricare nell'impianto dovranno parcheggiarsi in strada, perché a quanto ne so io non è stato previsto nemmeno un parcheggio. Per quanto riguarda il breve periodo dell'anno, io sinceramente non so cosa possa significare, obiettivamente. O lavorano alternatamente un mese sì, un mese no, altrimenti l'impianto è sempre attivo, quindi sempre ci saranno bilici che entrano e escono. E posso solo affermare che l'aumento di questi passaggi in entrata e in uscita di questi bilici andrà ad aggravare la situazione già complicata della piccola strada presente, nonché della tangenziale di Voghera, che lo sappiamo assolutamente tutti, è a dir poco in uno stato ridicolo. Inoltre ci sarà sicuramente un problema di rumori, un problema di rumori dato dal macchinario che miscelano il compost nelle vasche, rumori dai vari trattori che utilizzeranno per accatastare questo compost e dai camion stessi. Allora, chi volesse aderire alla petizione può fare clic sul link che trova in descrizione del video su YouTube, oppure se siete più comodi anche nel primo commento del post di Facebook. Quali sono alla fine adesso i vostri obiettivi, gli obiettivi di questa organizzazione spontanea, no? Di cittadini, possiamo chiamarla così, e a chi vi rivolgete l'appello? Sì, grazie Marco. Al momento è un'organizzazione spontanea, fatta di cittadini, e stiamo pensando all'istituzione di un comitato. Comunque, rispondendo alla tua domanda, da subito sono stati presentati, è stato presentato un DG, quindi un ordine del giorno, sia da maggioranza che da opposizione, anche se con diversi livelli di approfondimento e relative richieste.
Ci piacerebbe, e parlo per tutti, che si consolidi una posizione comune forte nel Consiglio Comunale, che dovrebbe essere a fine maggio, se non sbaglio, di contrarietà al progetto adeguatamente motivata e documentata, condivisa oltretutto dalle associazioni di categoria ambientaliste, nonché dalla cittadinanza attraverso appunto la raccolta firme che hai appena citato. Questo nei confronti della provincia per la conferenza dei servizi prevista il 16 giugno, che dovrebbe dare o non dare l'autorizzazione a questo impianto.